Ciao ragazzi, per il crimine al giorno del 18 aprile andiamo in Pennsylvania appena all'inizio degli anni 90 ed è un crimine che, vabbè, si presenta a voi con questa copertina, papà, cuoco e figlia in pentola. È un caso che tra l'altro non ha avuto alcun seguito e lo tratto proprio perché è uno di quei casi che rimangono effettivamente degni, insomma, all'onore delle cronache perché non si riescono a trovare effettivamente dei risultati, ecco, della giustizia piuttosto che dei procedimenti, qualcosa che sia successo a seguito di questo crimine. Ma andiamo a vedere immediatamente la scheda di oggi. Papà, cuoco e figlia in pentola, siamo in un appartamento a Penn Salem, in Pennsylvania, USA, nel 1990. Purtroppo la vittima, Carol Di Gregorio, di anni 38, a quanto pare affetta da una sindrome schizzoide, anche bipolare, aveva sempre avuto per anni, fin dalla prima adolescenza, un rapporto molto molto complicato con gli altri membri della famiglia, sia in termini di comportamento sociale, che in termini di abuso di sostanze di alcol, e a quanto pare aveva un rapporto estremamente burrascoso con il padre, al punto di modificare una serie di, insomma, impegni familiari, di essere poco presente quando richiesto, di agire in maniera sconsiderata, eccetera, eccetera. Questo pare essere il punto focale che nell'arco degli anni ha fatto crescere praticamente una rabbia incontrollata nella mente di John Di Gregorio, il padre di anni 61, che quel giorno del 18 aprile del 1990 prese una leva d'acciaio di quelle che si usano per smontare i pneumatici e la colpì in maniera violenta 4-5 volte di seguito fino a farle perdere conoscenza e sostanzialmente ad aprirle il cranio. Ma il problema fondamentale è che ha poi preso il corpo, lo ha smembrato e lo ha messo in un calderone a bollire per apparentemente per cucinarlo. I dissensi familiari è un movente che io ho indicato, ovviamente un movente assolutamente, come dire, limitativo rispetto a quelli che dovevano essere stati i rapporti familiari in termini di così gravi problematiche, sicuramente anche dal punto di vista della personalità del padre, oltre che da quelli che erano i disturbi e l'abuso di sostanze di alcol da parte della figlia, che portava a uno scontro continuo anche sulle più piccole cose, ma effettivamente, insomma, vengono indicati come leva, in questo caso di uccisione con una leva, di questa ragazza che poi fu messa a bollire e fu fisicamente portata via dagli agenti che arrestarono il padre, che venne arrestato praticamente lo stesso giorno e fu effettivamente reo confesso di questo crimine un po' particolare di cui veramente non si ha alcun seguito. Io l'ho ovviamente inserito come crimine insomma, come caso aperto perché non si riesce a trovare informazioni relative ai risultati in una piccola comunità, risultati in termini di giudizio, insomma, di tribunale relativo a questa vicenda del 1990. Questo è il piccolo, piccolo crimine che vi ho proposto per la giornata del 18 aprile. Mi raccomando, questa sera abbiamo una premiere della nuovissima puntata della Botteguccia dei Sigilli su BTK, Bind, Torture, Kill. Dennis Rader, il serial killer, uno dei serial killer più da manuale e più terrificanti della storia del crimine, e siamo in premiere lì con voi a commentare il video con il pellegrino macabro che mi accompagnerà, che mi ha accompagnato e mi accompagnerà, insomma, in queste analisi macabre, così come magari in altri contenuti. E settimana prossima avremo la nuova puntata di Cinepatia, la rubrica di cinema con Alessandro Ponziani. Io vi saluto con questo crimine al giorno, ci vediamo domani 19 aprile. Ciao ciao.